Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su Fuori dal Look Inglese. Come da titolo, oggi parliamo un po' di Pulp Fiction. E che dire ragazzi, Pulp Fiction, un film che conosco praticamente a memoria, anche se all'inizio Tarantino non mi piaceva come regista. No, non è che non mi piacesse, non ero portato tanto a vedere i suoi film e non so sinceramente il motivo. Forse perché, e proprio riguardo a Pulp Fiction, molti mi dicevano non guardarlo, è un film lento, non ci si capisce niente, e allora sotto sotto un po' ero titubante. E poi, cavolo, la prima volta che lo vidi per intero, boom, fu amore a prima vista, un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine per tutta una serie di motivi. Innanzitutto perché, lo so, è un motivo stupido, però ve lo dico lo stesso. All'epoca, quando vidi per la prima volta Pulp Fiction, stavo iniziando a girarmi le sigarette di tabacco, no? E in quel film lì, cosa fa Vincent per gran parte del film, almeno in molte scene? Si gira le sigarette di tabacco. Cavolo, mi ricordo che allora mi mettevo la sera al computer mentre vedevo il film a cercare di imparare, ero proprio negato a quel tempo a girarmi le sigarette. Per stimolarmi, no, per così dire, mi ero messo lì a vedere Pulp Fiction e intanto mi giravo le sigarette di tabacco. Una cosa stupida, però è un ricordo che mi è rimasto indelebile. Tra l'altro mi ero fatto fare anche uno zippo con la scritta Say What Again. Ora purtroppo non so dove l'ho messo, se no ve l'avrei fatto vedere. E poi, vabbè, ragazzi, Pulp Fiction mi ha conquistato per tutta un'altra serie di motivi. Per esempio, John Travolta, ragazzi, a me non è mai piaciuto granché come attore John Travolta, ma io in questo Pulp Fiction l'ho trovato straordinario, a dir poco, straordinario. Ti ringrazio, ho passato una bellissima serata. Esci? Sali in macchina, vai a casa, ti fai una sega e finisce tutto. E poi i folli dialoghi di Tarantino, ragazzi. Una delle prime cose delle quali mi innamorai. I royale con formaggio, i massaggi ai piedi, come lavarsi e asciugarsi le mani con gli asciugamani. Ma in quanti registi, ragazzi, negli anni successivi hanno provato a ricreare tutto questo senza riuscirci minimamente? In quanti film vediamo a un certo punto i protagonisti che si mettono a parlare di cose a caso, ma lo vedi subito che non è la stessa cosa rispetto ai film di Tarantino? Io non lo so, ha un tocco magico in questo, non lo so, fantastico. Poi naturalmente ragazzi, Samuel Jackson e il suo Say What Again. Say what again? Say what again? I dare you, I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time? He's black. Go on. Does he look like a bitch? What? E poi tutta la scena a casa di Jimmy, che all'epoca non sapevo manco fosse Tarantino, perché la prima volta che vidi Pulp Fiction non sapevo che aspetto avesse Tarantino. E poi l'intervento del signor Wolf con uno spettacolare Harvey Keitel. E altre scene iconiche, ragazzi, le conoscete, il ballo tra Mia e Vincent, che cita Federico Fellini, e il loro dialogo a tavola, che restituisce benissimo l'idea di quelli che Mia chiama i silenzi che mettono a disagio, con Vincent che si mette a parlare di puttanate pur di non rimanere in silenzio. Cavolo ragazzi, ma quanto è vero questa cosa? I dialoghi di Tarantino sono belli anche perché ti parlano di cose assolutamente verissime che capitano a tutti noi. E poi naturalmente la storyline di Butch, l'inseguimento per strada tra lui e Marcellus Wallace, la katana, vabbè, insomma, Pulp Fiction è pieno di roba spettacolare, ragazzi. Una storia fantastica che Tarantino ha narrato non solo alterando l'ordine cronologico, ma trovando anche, secondo me, il giusto ordine delle scene. Se il film avanzasse in ordine cronologico, dopo l'iniziale flashback sull'orologio di Butch, avremo subito tutta la folle giornata di Jules e Vincent, ragazzi. Sì, perché noi la vediamo spezzettata con la versione finale del film, ma in ordine cronologico sti qua hanno una giornata che se la sognano anche i peggiori criminali, eh? La stessa rivelazione che ha Jules quando vengono mancati dai proiettili nel film avviene solo dopo 2 ore, mentre invece ci fosse stato l'ordine cronologico sarebbe avvenuta subito. E invece questo è il culmine del film, come vedremo. E poi, come appena detto, la giornata di Jules e Vincent è folle, piena di sangue, di violenza, di omicidi. Se si fosse vista tutta nella prima parte del film, il resto della pellicola secondo me avrebbe perso qualcosa. La morte di Marvin poi è qualcosa di inaspettato e di scioccante. Forse il momento più scioccante e divertente del film. Se si fosse rispettato l'ordine cronologico, sarebbe avvenuto quasi all'inizio. Così facendo, per tutto il resto del film ci saremmo aspettati qualcosa di ancora più scioccante, se quello avveniva all'inizio, e saremmo rimasti delusi. Mentre invece quel momento
super scioccante, è stato inserito al momento giusto. Quando poi Jules e Vincent arrivano al club di Marcellus Wallace, con l'ordine cronologico, dopo questa scena Jules non l'avremo più rivisto. E a quel punto ci saremo concentrati su Vincent, che però viene ucciso quasi subito da Butch, seguendo sempre l'ordine cronologico. A quel punto avremmo dovuto concentrarci di più su Butch, un personaggio che però prima non avevamo ancora visto. Così il film, secondo me, non avrebbe funzionato. Il particolare ordine delle scene scelto da Tarantino gli consente di concentrarsi di volta in volta su un singolo personaggio. Ad esempio, la scena finale nel ristorante, almeno a me, ha sempre fatto un certo effetto, perché quando vediamo Vincent, noi sappiamo che quello è un cadavere che cammina. E la scena finale del ristorante si ricollega a quella di inizio film, con Zucchino e Coniglietta. Una scena che inizia in modo assolutamente normale, ma che poi degenera in una rapina. E con questa scena capiamo che in questo film può succedere di tutto. E per vedere come si sviluppa la storia di Zucchino e Coniglietta, dobbiamo aspettare più di un'ora, il che crea in noi un'enorme attesa. E poi quando alla fine del film vediamo Jules e Vincent che entrano nello stesso ristorante dove ci sono Zucchino e Coniglietta, e vediamo che Jules e Vincent indossano gli stessi abiti che avranno quando arrivano al club di Marcellus Wallace, capiamo che nel confronto con quei due rapinatori avranno la meglio. Ma cosa succederà? Li uccideranno oppure no? Ed ecco per cui salire la tensione. E questa scena avrebbe avuto la stessa tensione emotiva se mostrata in ordine cronologico? Non credo. La scena finale nel ristorante poi segna la svolta definitiva di Jules. È l'unico che subisce un cambiamento grosso in Pulp Fiction. Anche Butch subisce un cambiamento, ma quello di Jules sicuramente è più grande. E proprio perché Jules subisce il più grande cambiamento, il film doveva finire con la sua scelta di non uccidere Ringo e Yolanda. Pulp Fiction è un film che esalta la violenza e alla fine si discosta da essa. Ecco perché questa doveva essere la scena finale. Questo è il culmine del film, non la scena finale che sarebbe risultata dall'ordine cronologico, ovvero Butch che si allontana in motocicletta insieme a Fabienne. Il vero finale del film è la redenzione di Jules, il suo rifiuto del nichilismo. Sì, perché Pulp Fiction è un film incentrato sul nichilismo, come vedremo tra poco. Come ho detto poco fa, anche Butch subisce un cambiamento nel corso del film. E come la trasformazione di Jules ha un momento decisivo, ovvero quando viene mancato dagli spari del ragazzo nascosto in bagno, così anche la trasformazione di Butch ha un momento decisivo, quando sta per sfuggire dal negozio di pegni dove c'è Zed che sta violentando Marcellus, ma poi decide di tornare indietro. E la trasformazione di Butch è rappresentata da che cosa? Dalla scelta delle sue armi nel negozio. Prima soppesa un martello, poi una mazza da baseball, poi una motosega, e infine cosa sceglie? La katana, la spada dei samurai. Trascura i primi tre elementi e sceglie il quarto. Perché? Perché i primi tre oggetti rappresentano il nichilismo dal quale Butch si sta allontanando, mentre la spada dei samurai, la katana, rappresenta una cultura in cui esiste una struttura morale molto rigida, struttura morale che manca del tutto ai personaggi di Pulp Fiction. Scegliendo la spada, Butch va oltre la cultura pop vuota e transitaria di cui è piena Pulp Fiction. La spada è significativa anche perché, a differenza dell'orologio d'oro, collega veramente Butch alla linea maschile della sua famiglia. Gli uomini della sua famiglia erano soldati di varie guerre, erano dei guerrieri. E la scelta della spada trasforma Butch da pugile a soldato, le cui azioni sono guidate da un rigoroso codice di condotta, in cui l'onore e il coraggio sono i valori più importanti. L'ho citato poco fa e appunto Pulp Fiction parla soprattutto del nichilismo e della grande trasformazione di Jules e Butch che lo rifiutano a un certo punto del film. All'inizio Vincent, vediamo, è appena tornato da un soggiorno di 3 anni ad Amsterdam e si mette a parlare con Jules riguardo gli hamburger dei fast food e su come sono chiamati in Europa, quelle che lui chiama le piccole differenze. La loro vita si fonda su queste icone effimere, vuote e transitorie. Anziché discutere di significati più profondi, i loro punti di riferimento sono vuoti e inconsistenti. Il culmine di questa cultura pop si ha quando Via, Mia e Vincent vanno al Jackrabbit Slims. Vincent poi a cena si sofferma a parlare dei 5 dollari che chiedono per il frappè Martin e Lewis, della coca alla vaniglia. A parte che, ragazzi, quella scena è fantastica. Potevano star seduti a parlare a quel tavolo per 3 ore e io sarei stato lì a sentirli. È l'insensatezza della vita americana di quegli anni, dove queste cose banali che non durano a lungo sono tutto ciò che la gente ha. Non c'è alcun significato superiore. Non c'è alcuna autorità superiore. È un film su criminali e omicidi e non c'è manco un poliziotto nel corso del film. No, Zed non lo conto come poliziotto.
La violenza è qualcosa di ordinario per queste persone. Mentre si recano a uccidere dei ragazzi, Jules e Vincent parlano di hamburger e di massaggi ai piedi, con una tranquillità disarmante. Tanto che poi Jules dice a Vincent: caliamoci nei personaggi. Lo stesso discorsone Ezechiele 25:17 che fa Jules ogni volta che sta per uccidere qualcuno, per lui non significa nulla, lo ammette lui stesso. Per cui se l'esistenza di queste persone è vuota, senza un significato più alto, chi è che va a riempire questo vuoto di potere? Esatto, Marcellus Wallace. Le cose hanno un valore nella vita di Jules e Vincent se Marcellus dice che è così. Ciò che lui desidera diventa prezioso e cruciale per loro, fino a quando non portano a termine il compito. Vincent cerca di salvare Mia solamente perché è la moglie di Marcellus Wallace. Fosse stata una qualsiasi altra persona, l'avrebbe lasciata morire, certo. Cosa c'è nella valigetta? Non importa. Tutto ciò che conta è che Marcellus la rivoglia indietro. È questo il suo vero valore. Jules e Vincent non hanno principi morali, per cui non sanno dare un valore a quello che c'è nella valigetta. L'unico obiettivo è quella di recuperarla e per farlo giustificano qualsiasi azione. È Marcellus che detta il valore delle cose, come se fosse un dio, un essere superiore. E infatti nelle prime inquadrature del film, nelle quali è presente, non lo vediamo in volto, ma le sue ragioni ci sono nascoste. E questo potrebbe essere ciò che rappresenta la benda che ha dietro alla testa. Perché le bende non solo aiutano a guarire, ma nascondono anche ciò che non vogliamo che sia visto, come ad esempio le nostre intenzioni, metaforicamente parlando. Ma c'è anche un'altra teoria che si ricollega alla benda e alla valigetta che ho trovato online e che può essere interessante, per cui ve ne parlo un attimo. La valigetta in realtà conterrebbe l'anima di Marcellus Wallace. Lui ha venduto la sua anima al diavolo e adesso sta cercando di riottenerla. Innanzitutto vediamo che la combinazione per aprire la serratura della valigetta è 666, il numero biblico del diavolo. E ciò spiegherebbe anche l'intervento divino del quale Jules è testimone, perché Dio naturalmente interverrebbe in favore di chi sta cercando di recuperare l'anima di qualcuno dal diavolo. Per questo salva Jules e Vincent dagli spari del ragazzo nascosto in bagno, per permettere loro di recuperare la valigetta con l'anima di Marcellus Wallace e di restituirla al suo legittimo proprietario. E infine, come ho detto, abbiamo il cerotto, la benda sulla testa di Marcellus Wallace. Questo, secondo alcuni, è il punto in cui il diavolo estrae la tua anima dal tuo corpo. Già che ci sono, ragazzi, io voglio menzionare questa scena, tutta la scena che inizia da quando Vincent trova Mia lì agonizzante per terra in overdose, spettacolo, quella porta in macchina, cazzo non mi morire Mia! E poi Lance che non risponde, vaffanculo Lance, vai al telefono, prendi la siringa. Certo, se mi lasci andare, non te lo sto mica impedendo. Allora smetti di parlarla con me, parla con lei e prendi la siringa. Quando Butch sta per andarsene dal negozio dei pegni e si ferma proprio sulla soglia e guarda di nuovo dentro, vediamo dietro di lui sul muro una bandiera confederata vicino alla bandiera americana. E lì, nello scantinato, ci sono due uomini bianchi che stanno violentando un uomo nero. Ed entrambi gli uomini hanno accenti meridionali, almeno così ho letto. Poi non mi intendo di accenti americani. Per cui il salvataggio di Marcellus Wallace da parte di Butch è un'allegoria dell'ingiustizia razziale? Di sicuro Tarantino non ha messo lì per caso una bandiera confederata. Sarebbe interessante anche parlare di tutte le scene che si svolgono nei bagni in questo film, ma ne ho già parlato in un altro video e ve lo metto qui o in descrizione o con una scheda, andatevelo a vedere. Benissimo ragazzi, il video si conclude qua, spero che vi sia piaciuto questo piccolissimo viaggio all'interno di Pulp Fiction, ne parlerei per delle ore intere di questo film che, come vi ho detto, la prima volta che lo vidi fu amore a prima vista, non so quante volte l'ho rivisto. Ragazzi, come sempre, se volete lasciarmi le vostre opinioni su questo fantastico film di Pulp Fiction, lasciatemi un commento qua sotto. Grazie come sempre delle iscrizioni, delle visualizzazioni, dei commenti che mi lasciate. Vi do appuntamento ai prossimi video, sempre qui su Through the Looking Glass. Ciao a tutti. Lance! Ma tu guarda le due di notte! E chi è? Non lo so, pianta di rompermi le palle! Cazzo!